Intanto grazie Simona per la relazione, la chiarezza e poi per il lavoro. Presentati anche se tutti ti conoscono. Allora, no, volevo chiedere, volta Alessandro, cioè che non mi conosce, dai, siamo sempre gli stessi, il sabato poi, che vuoi che ci sia, Reggio Emilia, pediatra. Allora, volevo chiedere, no, mi interessa molto il discorso dei link al CEDEB, chiaramente. No, allora, intanto una cosa, da quest'anno avremo il raddoppio del periodo di osservazione, quindi la percentuale sale ancora, quindi diventa un valore estremamente significativo, il lavoro distrettuale diventa interessante, che è quello che ci serviva di più per programmare. E quindi a quel punto non ci sono più balle, più scuse, cioè i dati sono quelli e i bias di selezioni non possono più diventare un alibi, e allora questo diventa importante. A quel punto però mi interessa di più allora continuare a ragionare sui non allattamenti. Io l'ho già detto ultimamente, diventando vecchio come professionista faccio come genitore con i figli adolescenti, abbasso l'aspettativa. Allora invece di guardare l'allattamento completo guardo in un allattamento, che anche tu però hai usato per raccontarci delle straniere. Ok, e quindi mi interessa molto quello, e questo mi porta a fare la solita domanda: se vogliamo strafare e riusciamo a fare un'indagine, magari solo un anno, dell'allattamento a 10-12 mesi, cioè nella vaccinazione dei 10-12 mesi, la domanda allatti ancora o non allatti, e se non allatti quando hai smesso, ci potrebbe permettere di avere il dato di caduta dell'allattamento al seno completo e di andare al tasso di allattamento, assenza di allattamento materno. Questo è il dato che in questo momento mi interesserebbe avere, anche per tutte le polemiche sull'allattamento prolungato o sugli allattamenti misti che falliscono necessariamente. Vediamo che ci sono delle situazioni in cui l'allattamento misto non fallisce e anche nelle condizioni di lavoro prosegue. Allora lì dipende dal supporto che viene fatto, e non è più la situazione di 10-15 anni fa, dove non c'era molto supporto e dove chi cominciava delle aggiunte falliva velocemente. Adesso vediamo che il fallimento è molto più lento. Allora quello ci potrebbe portare a cambiare le nostre strategie di sostegno. E questo è un discorso. Il discorso è quello dei link. Allora mi interessa molto il discorso epidurale e induzione, perché lì vediamo che dobbiamo investire molto di più, e se abbiamo un dato che ce lo indica ci dà più forza. Allora se abbiamo dei centri che fanno l'epidurale lì dobbiamo investire, altri centri che non fanno l'epidurale non devono investire, e poi forse certe cose le dobbiamo anche scrivere sui consensi. Quando faccio il consenso dell'epidurale e dell'induzione qualcosina devo cominciare a dire anche su quella, invece non lo stiamo facendo. L'altra cosa che ti chiedevo è se riusciamo a dire qualcosa sul taglio cesareo preceduto da travaglio o il cesareo elettivo senza travaglio, perché il bambino che nasce senza travaglio non pronto è un bambino che succhia poco e male, e non abbiamo mai quantificato questo dato. Io non ce l'ho come dato di letteratura, mentre sulla via dell'allattamento in epidurale qualcosa abbiamo di letteratura internazionale, sul cesareo fuori travaglio non ce l'abbiamo. Se potessimo, con i grossi numeri che avevo nel 2016, dire qualcosa su questo, penso che sarebbe interessante, anche perché potremmo decidere che tra le altre azioni che decidiamo di promuovere, come quelle che ci hai già elencato, ci aggiungiamo di non fare più cesarei elettivi, di fare cesarei quando sono necessari, solo dopo che è cominciato il travaglio, compresi i podalici. Grazie. Non me le sono appuntate, quindi me le dimentico. Faccio velocissimamente. Allora, è vero che il prossimo anno avremo più dati, potremo fare più cose, potremo anche decidere, magari non il prossimo anno, consolidiamo un po' le cose che facciamo, altrimenti poi dopo anche, secondo me, i professionisti si destabilizzano. Quindi per ora vediamo come va con questa osservazione prolungata. Poi eventualmente si potrà vedere, avevamo già pensato per esempio di mettere l'osservazione dei 6 mesi, visto che i bambini si vaccinano sempre più tardi, visto che il dato nazionale in realtà ce lo chiedono a 6 mesi, magari possiamo vedere quella fetta, magari possiamo vedere la fetta più avanti. Sarà a differenza d'età, e quindi io anche vedo il non allattamento, ma non con lo stesso interesse che tu. Abbiamo guardato per esempio cosa succede, visto tutta la diatriba che tutti sapete, lo svezzamento precoce, ma che cosa cambia se comunque do un piccolo pasto, la mamma continua l'allattamento. Questo sui nostri dati non è vero, cioè cominci il piccolo pasto e la mamma abbandona l'allattamento, sono pochissime quelle che continuano questa cosa, però ci possiamo pensare e possiamo far tutto. Sull'epidurale tu hai ragione, probabilmente su quei centri diamo maggior sostegno, l'informazione c'era, cioè io avevo messo nel grafico, noi nella cartella della gravidanza scriviamo che cosa comporta l'epidurale, e questo lo sappiamo che lo comporta. Sul taglio cesareo dobbiamo stare attenti a quali
livello di specificità vogliamo dal CEDAP, perché noi, come vi dicevo, non abbiamo preso tutte le variabili presenti, perché alcune, pur essendo presenti, non vengono compilate, non sono così affidabili. Quindi noi il grado di finezza di dire un taglio cesareo elettivo dopo travaglio non siamo sicurissimi per il momento di averlo, quindi rischiamo di voler dimostrare qualcosa su dati traballanti, quindi per il momento no, però insomma sono tutte giuste stimoli che teniamo. Sì, io ho tre domande e osservazioni, non so come... Sofia Quintero Romero. Sono medico e abito a Trieste. Ecco. Sulla prevalenza dell'allattamento esclusivo i dati sono bassissimi, lontanissimi degli obiettivi proposti al sesto mese, fra virgolette. Quindi io invece, Simona, mi preoccuperei più anche sulle cause dell'abbandono, perché sappiamo che sono multiple, però sappiamo per la letteratura internazionale e anche locale che le cause sono in generale le stesse: sensazione di non avere latte a sufficienza, dolore, ragade e una che non possiamo ignorare, stanchezza estrema. E queste sono le cause. Questo, se è così, ci fa pensare e questionare e riflettere sulla nostra strategia di sostegno alla madre, perché qualcosa non va, non va. E io propongo rivederle alla luce delle ricerche ultime sui riflessi neonatali primitivi del bambino e tutto il lavoro la dottoressa Susan Colson e il Biological Nurturing, perché io penso che là c'è la chiave di se la madre allatta comodamente sin dall'inizio e esce dall'ospedale senza ragade, già è una grande cosa. E dopo volevo dire qualcosa sulle donne straniere. Forse dobbiamo avere in considerazione che lo dimentichiamo, perché gli italiani non sanno lo che significa avere i diritti di cittadinanza. Investigare sui diritti, sui diritti giuridici delle donne immigranti, perché molte volte non le hanno, non hanno le carte in regola, hanno lavori in nero, non gli permettono venire a casa con il bambino neonato, eccetera, eccetera. Quindi questo punto lo considero importante. E una cosa, la ultima, che mi è sembrata un po' diversa da quello che io ho revisato della letteratura internazionale, è la relazione fra l'esito dell'allattamento, nel senso di allattamento esclusivo, con le mamme e i corsi di preparazione al parto. Non ho trovato studi che mostrano un buon esito anche se hanno fatto il corso di preparazione al parto. E non solo, hanno fatto, c'è un studio brasiliano anche, che hanno fatto la comparazione fra donne con corso e donne senza corso, e forse allattano di più le donne che non hanno ricevuto un corso. E questo ci fa ripensare di nuovo al nostro approccio al sostegno e al nostro approccio non fisiologico alle esigenze di allattare così, diritta, bla bla bla. E quindi questa è una cosa che volevo segnalare. Allora, ringrazio Sofia, e non ci eravamo messe d'accordo, quindi spero che poi sarai piacevolmente sorpresa, perché una delle pratiche che verranno introdotte più tardi è sul biological nurturing, quindi che speriamo e che vogliamo condividere in questa sede, quindi sono assolutamente d'accordo con te su questo. E questo crea anche a volte difficoltà quando ci confrontiamo con i professionisti, con i pediatri, che lavorano nell'interesse della madre, quindi spesso ci dicono state attenti perché voi stressate, noi vediamo donne stanche, donne stressate, e magari l'aiutino, una poppata anche serale di latte artificiale le aiuta. Questo è
Logico e condivisibile la preoccupazione del pediatra che vuole sostenere la madre, credo però che, diamo alle donne la risposta sbagliata, quindi forse questo cambio di atteggiamento, forse avere delle competenze maggiori per sostenere le donne e ridurre la fatica, il sonno, la mancanza di sonno, eccetera, eccetera, non eliminando l'allattamento, ma dandogli i giusti strumenti, come diceva Silvana, aiutando la donna veramente ad appropriarsi delle sue competenze, non chiedendole che continui a fare la spesa, cucinare, fare l'amante, eccetera, eccetera, lì possiamo forse dare una risposta. Quindi questo è un aspetto. Il secondo aspetto, sulle donne straniere, sicuramente si deve lavorare, e lì sappiamo una cosa di informazione, di strategie specifiche. Per quanto riguarda i corsi di accompagnamento, Sofia, io credo che la differenza, per esempio, fra i corsi di sostegno in Brasile e in Italia, o in Emilia-Romagna, dove per esempio io personalmente li ho fatti, è che la donna che ha la possibilità di fare un corso di accompagnamento è la donna che trova lo spazio dove creare una rete, una relazione. La donna in Italia, in Emilia-Romagna, è sola dopo il parto, può stare estremamente sola perché spesso è emigrata, spesso non ha la famiglia di emigrata, voglio dire pure da Tivoli, non necessariamente dal Brasile, non ha il sostegno. Quindi in quell'occasione, forse le nostre ostetriche sono anche molto brave nei corsi di accompagnamento, peraltro, e quindi fanno anche le cose giuste, sanno a quel punto dove andare se hanno difficoltà. Io so per certo che molte delle mie colleghe di corso preparto, quando hanno avuto una difficoltà, sapevano dove andare, nel mio caso a Sant'Isaia, quindi identifichi il luogo, che non è sempre facile, cioè se la donna è sola e non conosce la rete, non sa neanche dove andare, magari guarda in internet, se le va bene trova il gruppo di sostegno, la Lece Ligo, chi altri, se le va male trova chi dice ma cosa vuoi che sia. Quindi intanto sanno a chi rivolgersi, intanto probabilmente le nostre ostetriche su questo hanno ben lavorato, ma poi si attiva la rete di sostegno. Sono tantissime le donne che ti raccontano che hanno fatto il corso, poi fanno il compleanno del primo anno con tutte le mamme del corso e quello del secondo anno e si ritrovano. Avere una rete di sostegno, che magari in Brasile è automatica, c'è tutto un altro vissuto, secondo me da noi aiuta. Io per questo sono molto contenta del nostro dato, perché credo che descriva la nostra realtà locale, su cui agiscono anche altre cose. Non è medicalizzato il nostro corso di accompagnamento. Penso di aver risposto. Buongiorno, Giuseppina Drago, pediatra di Libera Scelta, Bologna. Allora mi chiedo, in questa rete il nodo dove sta il pediatra di Libera Scelta? Dov'è? Dove sta il pediatra di Libera Scelta? Noi abbiamo, è un nodo fondamentale, è un po' una situazione particolare perché se guardiamo all'internazionale la figura del pediatra di Libera Scelta non esiste. Quindi noi abbiamo un privilegio importantissimo, una posizione privilegiata. A parte che noi prendiamo in carico il neonato subito, entro l'ottavo giorno ci portano il bambino. Io avevo intenzione di preparare un piccolo lavoro da presentare, ma non ce l'ho fatta perché ci ho pensato troppo tardi. E ogni tanto faccio una piccola rielaborazione dei miei dati. Adesso abbiamo un bel programma con un modulo di statistiche che ci permette di fare dei piccoli lavoretti anche con poco tempo. E ogni tanto faccio un po' di autovalutazione del mio lavoro, di quello che faccio nell'ambito di quelli che sono poi gli esiti dei miei interventi, e mi è sembrato importante vedere anche rispetto all'allattamento al seno cosa faccio io e quello che ho fatto, di cosa ho bisogno per migliorare. Ho fatto anche il corso quest'anno a maggio, un po' coinvolta, il corso di preparazione, quindi insomma, mi sento anche un po' più motivata. Voi avete dei dati importantissimi, naturalmente. Mi permetto di dare quelli che sono i miei piccoli dati personali, quello che succede in un ambulatorio di un pediatra di Libera Scelta, cosa fa il pediatra a sostegno dell'allattamento al seno, per promuovere proprio l'adesione e il sostegno all'allattamento al seno. Avevo preso i dati dal primo giugno del 2000, nati dal primo giugno del 2015 al 30 giugno del 2016, e ho fatto questo studio un po' retrospettivo. Ma io cosa ho fatto su questi pazienti? E ho visto che ho visto in ambulatorio 73 pazienti, cioè pazienti assistiti, 73 piccolini. Di questi 73 piccolini, 65 hanno allattato, allattano esclusivamente al seno. E 44 hanno allattato fino al momento dell'osservazione, cioè fino al 30 giugno allattavano.
e solo 17 avevano lasciato 5 prima dei 3 mesi, 5 entro il 6° mese e 7 entro il 10° mese. Quelli che hanno lasciato, ho visto che avevano tutti comunque cominciato un po' l'allattamento misto fin da quasi subito, e tutti quelli che avevano cominciato l'allattamento misto, sono andata a rivedere, mi avevano portato insieme alla lettera di dimissione anche il famoso fogliettino di dimissione dal nido, in cui, con una scusa, permettetemi il termine, o un'altra, comunque veniva indicata una marca di latte. E alcuni di questi di queste mamme non mi avevano nemmeno consultato per sapere quale latte artificiale dare, tanto già lo sapevano, tanto già al nido gliel'avevano consigliato, e se lo consigliano al nido è un'opinione, cioè è un punto di un posto dove, se si consiglia qualcosa, è valido quello che mi consigliano. E poi, così, andando a guardare, ho visto che quelli che invece, 8 bambini che hanno fatto l'allattamento artificiale fin dalla nascita, di questi bambini c'era un estremo prematuro che è stato ricoverato per più di 2 mesi in terapia intensiva neonatale, quindi per patologia, un parto gemellare, quindi un fratellino e una sorellina, un bambino cardiopatico che ha subito un intervento quasi subito alla nascita, un fratellino di un diabetico, e la mamma si è giustificata dicendo: voglio il latte artificiale perché devo portare l'insulina ogni giorno a scuola, 2 volte al giorno a mio figlio, e voglio essere libera di lasciare anche la piccolina a qualcuno che le dia il latte artificiale. E 3 invece per volontà propria, senza motivi particolari, proprio perché una è un po' attempatina, con uno stile di vita ormai da single, e non era disposta a cambiarlo pur avendo voluto un figlio, e altre 2 per altri motivi, ma comunque non fondati, non patologici. E tra quelli che hanno lasciato il latte esclusivo entro il 10° mese, ho visto che poco, ho anche i numeri, adesso non è il caso, insomma, di portarli così a voce, e alcuni, un paio, lo hanno fatto perché hanno dovuto fare un intervento al dente e il dentista aveva detto loro che non poteva fare l'anestesia se continuavano ad allattare. Giusto questo intervento lo hanno fatto il venerdì pomeriggio, non mi hanno consultato, il mio ambulatorio il pomeriggio del venerdì è chiuso, ma comunque rimango sempre a disposizione al telefono, ma non mi hanno telefonato, e si sono giustificate dicendo che il consiglio medico che avevano avuto era quello di interrompere, e quindi non sono andate avanti. Di queste invece, al 2 mi hanno potuto telefonare, ho detto loro che potevano cosa fare per fare l'anestesia in tutta sicurezza, e sono andata avanti con l'allattamento. E perché ho raccontato questo? Ho raccontato questo perché dico che noi pediatri di libera scelta abbiamo un ruolo fondamentale, se non in quello dell'adesione, perché comunque ci sono i corsi preparto, noi comunque vediamo nella maggior parte dei casi la famiglia quando già è nato il bambino, quando ci viene a scegliere, ultimamente anche un po' prima, perché ti cominciano a telefonare per conoscerti, e qualche volta la possibilità di incontrarli prima, la cosa di cui parli è soprattutto quello, andare a dire cosa vuoi fare quando nasce, che latte vuoi dare. E l'altra cosa importante, appunto, per la promozione è quella proprio del, noi vediamo i bambini tante volte, forse dobbiamo dedicare un po' più di tempo, dobbiamo avere più spazio, perché sicuramente non si può dare un sostegno negli orari di ambulatorio e in un momento in cui abbiamo tanti pazienti in sala d'attesa. Il momento del colloquio, di mettere a disposizione le nostre competenze, chi più chi meno, dovrebbe essere un momento particolare nell'attività giornaliera del pediatra di libera scelta. E chissà, anche i nostri piccoli dati, se non lo so, vedo qui che c'è Gabriele Natali che coordina questo gruppo, un po' di pediatri di strada ci chiamiamo, che possiamo anche dedicarci un attimino a guardare questi dati, ciascuno nel proprio piccolo, e cercare di capire perché si abbandona, qual è la nostra influenza positiva e qual è quella invece negativa. Grazie. L'intervento di Giussi Drago secondo me non prevede una risposta, sottolineo soltanto che la scelta di quest'anno di fare il convegno di sabato era proprio perché noi vorremmo coinvolgere il più possibile i pediatri di libera scelta, e mi fa piacere che c'è una bella fila lì di pediatri di libera scelta. Parliamone, cerchiamo di capire insieme, i dati li avete, siete il centro della rete nel contatto con i bambini, e su questo non c'è discussione.
anche laddove mancasse lo spazio, giusti, perché forse non tutti riescono ad avere lo spazio o anche poi le risorse specifiche, facciamo la rete fra il pediatra, che comunque è l'anello centrale, e le risorse sul territorio. Poi ne parleremo, insomma, mi auguro che sia un primo passo di collaborazione con i pediatri per la scelta, che sarà fondamentale. E adesso basta. Nel chiudere la sessione e ringraziare i relatori, volevo solo fare un suggerimento che viene anche dal bell'intervento di Giusy, riguardo a una maggiore attenzione nei confronti dei punti nascita. Mi interessa molto, se esce dai dati epidemiologici, capire anche quanto è protettiva la nascita in un determinato punto nascita o in una determinata azienda USU. Spero che escano, non sto a stressare Simone in questo momento, però è un elemento importante, e chiedo alla Regione se c'è un impegno anche nella rilevazione al momento della nascita dell'allattamento, che era nato con la ricerca famosa del CEDAP, di Saperidoc, e che non è più stato ripreso, essendo l'imprinting che poi condiziona probabilmente una posizione di allattamento che diventa poi definitiva. Vorrei che fosse approfondito. Grazie a tutti.